Il campionato dopo questa lunga sosta, tante insidie e tante incognite soprattutto. Sì, quella è un'idea che si può fare la gente, anche voi, però per me non ci sono tante, tante incognite. Io sono contento del lavoro che hanno fatto i ragazzi, come le dicevo in conferenza, che loro si hanno voluto allenare 27, 28, 29, che per me è stata una gran soddisfazione, che loro vogliono lavorare e crescere, che vogliono portare la Samp, che è lo più importante in alto, e ci ha servito perché oggi ci siamo allenati in questi giorni e a occhio anche i GPS dicono che stiamo tornando a quei livelli futbolistici del Rini alti di velocità, e quello mi lascia contento perché è merito del lavoro che loro hanno voluto fare, perché loro potevano scegliere anche di stare 9 giorni a casa con tutto il diritto, e no, hanno preferito lavorare. Si riparte contro una Triestina delusa da un girone di andata al di sotto delle aspettative, ma che sul mercato sta rinforzando con l'arrivo di Lodi dal Catania, un elemento di spessore di categoria superiore. Sì, noi lo conosciamo, sappiamo che giocatore è, a che livelli ha giocato in una categoria importante, ha giocato in categorie importanti, però vediamo se giocherà, non ci cambia niente. Noi, sempre noi, come parliamo, vogliamo giocare contro i migliori per misurarci, per vedere anche quello che noi dobbiamo migliorare, e quello ti aiuta a migliorare. Noi abbiamo il nostro, noi dobbiamo pensare a essere la San Benedettese delle prime giornate. Sappiamo che bisogna migliorare con rispetto alle trasferte, alle ultime trasferte dell'anno scorso, però è anche vero che anche tipo l'ultima partita con il Carpi, la squadra non ha meritato, abbiamo lottato, però a livello offensivo anche dobbiamo migliorare con rispetto alle altre partite, a quella partita lì, come ci è capitato anche all'inizio di creare tante palle gol. Quello dobbiamo essere noi. Che samba si vedrà nella rocca di Trieste? Una Samp che va a giocarsela, a conquistare i 3 punti, come abbiamo fatto sempre. Spero con più attenzione, con più concentrazione, con rispetto agli ultimi minuti, lavorare più sulla fatica, concentrati lì, che è un punto importante. E niente, perché io sinceramente sono molto contento con i giocatori, di come hanno lavorato nel semestre passato. Non le posso chiedere di più, anche se le chiedo di più, però sono soddisfatto, sono molto orgoglioso del gruppo. Santurro e Rocchi recuperati, però difficilmente saranno in campo, no? Santurro sta bene, sta molto bene, penso che noi lo rischieremo sicuro per come si è comportato lui con noi, perché ha giocato infortunato con la spalla, con la gamba, e come ha avuto un mese adesso di un buon lavoro, perché lui non si è fermato neanche a Natale, ha lavorato sempre, ha lavorato tutti i giorni e è tornato benissimo, però come il campionato corto non vogliamo rischiarlo, perché se oggi, come oggi succede qualcosa, lo possiamo perdere per tutto il campionato, e allora come è un giocatore, un leader, e anche per modo di ringraziamento per le cose che le abbiamo chiesto e le ha fatte. Non sono così cattivo di andare a rischiarlo, di farlo perdere tutto il girone del ritorno. È iniziato il mercato, è arrivato Massolo, il difensore della Virtus Entella. Cosa si aspetta Paolo Montero da questa branca di calciomercato? Io mi aspetto che lui lotti per togliere il ruolo a Santurro, e quello crea tanta competenza. E ogni giocatore che venga, che Fusco sta lavorando, si viene un terzino che le tolga il ruolo a Rapisarda, si viene un centravanti che le tolga il ruolo a Cernigoi, a Giuli, a Frediani, a Di Massimo, a Volpicelli. Il giocatore che venga deve venire concentrato e sapendo che si fa bene, gioca. E quello è l'importante, perché alza il livello del gruppo.